I recenti episodi di microcriminalità hanno minato la percezione di sicurezza in una cittadina un tempo tranquilla. Quali sono gli interventi che intende promuovere per garantire una maggiore sicurezza e un più capillare controllo del territorio? Allora, gli strumenti a disposizione dell'amministrazione purtroppo non è che sono illimitati. Quello che si può fare sicuramente e quello che noi proponiamo è di aumentare il numero dei carabinieri presenti e adottare le moderne tecnologie per assicurare e garantire appunto un capillare controllo del territorio e anche delle persone. E siamo contrari, su questo voglio essere chiari, rispetto a proposte di altre forze politiche ad armare la polizia municipale. La sicurezza è un problema molto vasto, nazionale, che ovviamente anche Umbertide comunque in qualche modo vive. A nostro avviso non è un problema che riguarda solo un maggior pattugliamento e collaborazione con le forze dell'ordine, che comunque siamo in grado di attivare, e non riguarda neanche il fatto di poter o dover armare vigili urbani, che probabilmente è una misura anche del tutto inutile, oltre che probabilmente anche a livello di incolumità non del tutto legittima. Ma sicuramente possiamo lavorare con un pattugliamento civile degli umbertidesi, restituendo a loro tutti i loro luoghi, animandoli il più possibile, e certamente quando sappiamo dove ci sono le zone problematiche per quanto riguarda i furti e soprattutto lo spaccio, non possiamo nasconderci, non possiamo e non lo faremo in nessun modo far finta di nulla, ma intervenire, collaborare con le forze dell'ordine, debellare, si può fare benissimo, lo facciamo tutti i giorni anche nei territori scolastici e figuriamoci se non si può fare in città. Allora, intanto grazie della domanda, perché il problema della sicurezza per noi è cruciale ed è un nostro cavallo di battaglia. Direi non solo a livello umbertidese, ma anche a livello nazionale, con tutti i nostri leader. Per quanto riguarda il nostro programma, i punti sono abbastanza definiti e concreti. Il primo è quello di far svolgere un ruolo diverso alla Polizia Municipale, che dietro un adeguato addestramento potrebbe essere anche armata per un'opera di dissuasione, perché secondo me anche il concetto della percezione non è da sottovalutare. Maggiori controlli diurni e notturni anche delle residenze per vedere l'effettivo numero che esiste in queste situazioni. Un imprimatur politico da parte del partito per fare in modo che ci sia una caserma 24 ore su 24 che sia aperta. E maggiori controlli anche per quanto riguarda il fenomeno della microcriminalità. Un tavolo di concertazione semestrale con il prefetto e le forze dell'ordine, ma tutto questo, per concludere, rientra su un piano più ampio, che è quello di ridare Umbertide agli umbertidesi. Intanto la sicurezza senza legalità è una parola vuota, per cui la prima questione da affrontare è il rispetto della legge, l'applicazione delle leggi, tra altre cose esistenti. Il primo grande intervento fondamentale naturalmente è restituire dignità alle diverse istituzioni. L'istituzione preposta all'ordine pubblico naturalmente è la caserma dei carabinieri. La caserma dei carabinieri attualmente è in una situazione di degrado e va appunto modernizzata e migliorata con risorse umane e con risorse anche tecnologiche. Dall'altra parte è necessario trovare anche uno spazio per il cosiddetto controllo di vicinato e soprattutto l'applicazione di ordinanze contingibili ed urgenti su questioni particolari come il degrado della città e l'allontanamento di alcune persone indesiderate. Questo è possibile grazie al DASPO urbano, che è un po' come il DASPO sportivo. Da ultimo bisogna sempre ricordare che effettivamente la sicurezza è innanzitutto anche una mobilitazione della stessa città, cioè maggiori eventi nella città daranno maggiore sicurezza. Allora, è chiaro che parliamo di percezione della sicurezza.
Più che percezione della sicurezza dovremmo parlare di percezione di sicurezza reale, e la sicurezza reale si ottiene intanto aumentando il presidio sul territorio, e il presidio sul territorio intendiamo farlo dapprima con rendendo i nostri vigili degli agenti di pubblica sicurezza, dotandoli delle necessarie strumentazioni che sono le armi. A seguire andremo sicuramente ad aumentare la nostra attenzione sul territorio attraverso l'implementazione dell'occhio elettronico e di nuove tecnologie legate anche all'utilizzo dei droni. A finire, ultima e non ultima cosa, attiveremo la zona di sorveglianza del vicinato. Questa è una good practice che viene attuata già in altre città. Ci sono delle associazioni che lo fanno, utilizzano loro marchi, loro modalità, e sono modalità che non coinvolgono assolutamente i cittadini se non per la fase che consente loro di avvertire le autorità di pubblica sicurezza. Naturalmente tutto questo non servirà a niente se non ci sarà un tessuto sociale che viene a essere riattivato con l'appresenziamento dei cittadini e la riappropriazione dei cittadini dei propri luoghi, zone che sono diventate diversamente terre di frontiera. Ma intanto partiamo da quello che è stato fatto dall'amministrazione precedente, e cioè tutta una serie di interventi riguardo alla sicurezza, in particolare l'installazione di molte telecamere. Siamo partiti da 0 telecamere e siamo arrivati a 20, quindi un significativo incremento. Accordi fatti con il prefetto contro l'infiltrazione mafiosa. Questa è la base di partenza. Quello che noi vogliamo fare è progettare nuovi interventi per il potenziamento della videosorveglianza, accedendo ai finanziamenti che vengono messi a disposizione dal Ministero attraverso le prefetture, e potenziare quindi tutti i sistemi di sorveglianza con telecamere che adesso sono di ultimissima generazione, quindi consentono anche il controllo delle auto, l'assicurazione e quanto altro. La cosa importante della sicurezza è quello che metteremo a disposizione un'area del comune per costruire la nuova caserma di carabinieri, individueremo anche un soggetto per finanziare la struttura stessa, e l'accordo che intendiamo sviluppare tra cittadini, forze dell'ordine e amministrazione comunale per riuscire, diciamo, con appunto le agenzie private di sorveglianza a controllare il territorio H24, una spesa che condivideremo insieme ai cittadini e che darà garanzia sul territorio. L'ultima cosa riguarda un maggior controllo delle case date in affitto, quindi case coloniche ma anche case di Umbertide, perché credo che sia opportuno appunto effettuare dei controlli maggiori rispetto a quelli fatti fino ad ora.